Amici di Battista 70 Phone, come da vostro consiglio, ecco qui un confronto tra Huawei Honor ed HTC Sensation, entrambi aggiornati ad Ice Cream Sandwich. Honor ed equipaggiato con un processore single core da 1 GHz 4 e 512 MB di RAM. Sensation è un dual core da 1 GHz e 2 e 768 MB di RAM. Sulla carta è evidentemente più performante. Andremo poi a vedere se sarà così anche dal vivo, così possiamo dire. Abbiamo due display diversi, qui da 4 pollici e 3 SLCD e qui un LCD da 4 pollici. Ma vedremo che poi la luminosità non è proprio uguale. Peso 140 grammi contro 148 grammi. Fotocamere da 8 megapixel, dual LED flash, registrazione video in HD, registrazione video in Full HD. Batteria da ben 1900 mAh contro una batteria da 1500 mAh. Che comunque come screen sandwich vi assicuro che questa che adesso consente di arrivare a sera. Andiamo a sbloccarli. Possiamo vedere un maggior, diciamo, contrasto, chiamiamola saturazione per quanto riguarda il display dell'Honor. Quello del Sensation paga un pochettino, un po', io l'ho sempre definito un po' slavato, diciamo. Non lo si nota se non lo si mette in confronto con un display che ha più contrasto, altrimenti questa cosa un po' si nota perché lo potete vedere. Adesso è vero che qui l'immagine è anche un pochettino più allargata, ma dopo andremo a prenderla nella galleria e la vedrete, diciamo, dal vivo. Parliamo della parte telefonica. La ricezione migliore in questo caso ce l'ha l'Honor e anche, diciamo, l'audio in chiamata è un pochettino più alto. Seppur c'è da dire che il Sensation con l'aggiornamento ad Ice Cream Sandwich ha avuto un miglioramento anche nella qualità audio in chiamata e qualcosina anche in viva voce. Vediamo un po' la fluidità nelle schermate, come al solito entrambi con Nova Launcher. Direi che non c'è nessun tipo di problema, qui anche, come vedete, un'ottima fluidità. Andiamo a vedere nel drawer, che qui niente da dire. Vedete una maggior saturazione del nero, qui il nero è più nero rispetto al nero un pochettino sbiadito, diciamo, del Sensation. Adesso non so se sia una differenza di retroilluminazione dei pannelli, perché comunque alla fine è SLCD LCD, ma sempre LCD di LCD si tratta. Siamo ora entrati nella galleria, giusto per vedere un attimino come sono i colori. Come potete notare, abbiamo dei colori più contrastati per quanto riguarda l'Honor. Qui è una colorazione un po' più, diciamo, sbiadita. Proviamo a fare un po' di pinch to zoom, andiamo sul rosso. Vabbè, qui è arrivato al massimo del pinch to zoom, non è un problema, se restringiamo un po' anche qua allora. Come vedete abbiamo un rosso più vivo, anche sul viola potete vedere un pochettino più sbiadito. Adesso vabbè, questa è un'immagine, quindi non è che possiamo dire quale dei due è più vicino alla realtà, perché non c'è una realtà, diciamo questa è più bella da vedere, parliamoci chiaro, questa è la realtà, diciamo. Comunque potete vedere, come vi dicevo anche prima, abbiamo una differenza di colore, differente saturazione. Sinceramente mi piace più quello dell'Honor. Poi vabbè, magari qualcuno lo preferisce più chiaro, però vi dico, il dato di fatto è questo. Anzi, ci avviciniamo un attimo così lo potete vedere meglio ancora. Ora passiamo a sentire un po' la parte audio, approfitto che in entrambi c'è il video qui di Mortal Kombat e proviamo a sentirli. Lasciamoli pure appoggiati sul tavolo, tanto entrambi hanno gli speaker posteriori, vabbè, al limite poi ve li solleverò. Sentiamo prima Sensation. Vabbè, solleviamolo un pochettino. Ok, come al solito ribadisco, sento sempre un po' la mancanza dei bassi,
come potenza è abbastanza buono. Sentiamo ora l'Honor. Sentite già la differenza. L'audio è più pieno. Direi che come audio reputerei un pochettino migliore come qualità generale, magari come potenza forse siamo lì, però come qualità generale mi sembra meglio l'Honor, almeno al mio orecchio, poi magari voi, a voi arriverà un suono diverso, lo percepirete in maniera diversa e me lo saprete Siamo ora alla dire. visualizzazione di un video, facciamoli andare anche assieme tanto. Qui mi interessa solo farvi vedere il colore. Aspettate che arriviamo allo stesso punto. Ok. Giusto per vedere un pochettino la differenza di colore. Per l'audio non ci interessa, l'abbiamo sentito prima. Ma in questo video dico la differenza non è così evidente. No, siamo lì abbastanza simile. Anzi, forse sembra quasi più saturato il Sensation in questo caso. Ok, vabbè, comunque avete visto. No, beh, qua il rosso sembra un po' più rosso rispetto a qui, però veramente qui la cosa adesso è un po' diversa. Non è così evidente come nell'immagine precedente. Siamo ora passati al classico test del browser, solito sito della Repubblica. Entrambi hanno il browser stock, non sto utilizzando Opera o altri browser, Dolphin o quello chi per esso, possiamo vedere scrolling buono. Qui parte un attimo dopo, però dopo va via bene, quindi non stiamo a cercare veramente il pelo nell'uovo. Ora spostiamoci un attimo, non voglio prendere dentro immagine o link perché altrimenti poi continua a saltare. Ok, direi di spostarci qua. L'argomento purtroppo non è dei migliori, trattasi di omicidio. Vediamo un attimo cosa succede col doppio tap. Ok, prima si adatta e poi arriva. Ora vediamo, l'altra volta nel confronto col One S Note, il Galaxy Nexus, c'erano dei problemi nell'adattamento alla colonna e vedete, proseguono. Ora si sta adattando, nel frattempo è andato a prendermi l'articolo. Un attimo che torniamo indietro. Intanto qui, come vedete, nessun tipo di problema, anche il pinch to zoom funziona bene come avevamo visto l'altra volta. Vabbè, adesso non ho capito dove è andato a finire. Ok. Ritorniamo, e invece è qui, proviamo un attimo di pinch to zoom prima e ora proviamo il doppio tap. Sì, va un po' a spasso, però adesso è riuscito a prenderlo. Ci sono delle volte che non riesce ad agganciarlo. Riproviamo così, vediamo il pinch to zoom qui. No, purtroppo guardate, adesso l'ha preso, però se non ci posizioniamo proprio bene sulle parole che prendiamo dentro qualcos'altro, tende a scattare. Vedete, adesso l'ha preso. Proviamo a girare intorno. Ok, però c'è sempre quell'attimo di indecisione iniziale. Boh, è sempre dell'idea che Ice Cream Sandwich abbia qualche problema con qualche tipo di risoluzione o kernel, non so dirvi. Che mi hanno detto che ad esempio su un altro terminale, nonostante abbia una risoluzione elevata, una risoluzione HD, non fa questi scherzi. Qui purtroppo, vabbè, vediamo che lo scrolling è ottimo. Qui, vabbè, adesso mi ha incolonnato tutto a modo suo, non ho capito cosa ha fatto. Vabbè, comunque poco male. Facciamolo ripartire. Però quando si tratta di fare il doppio tap e il pinch to zoom, tende ad avere dei problemi. Non... Sinceramente faccio fatica a capire questa cosa. Ora
sono entrambi collegati in wifi, quindi non è che abbiamo differenti prestazioni, anche perché su uno c'è una scheda della 3, sull'altro una scheda della Vodafone, ma sto usando il wifi, quindi non riesco a capire cosa diavolo possa essere. Riproviamo magari un'altra volta con un doppio tap, vediamo se adesso si è assestato. No, adesso è andato. Ok, ora l'ha preso. Vabbè, adesso è partito l'articolo. Ok, adesso ho ripulito, ho staccato il wifi e proviamo magari a fare il solito test di quadrant, giusto per vedere i numeri. Quindi trattasi di dual core contro single core. Pronto? Ok, ci siamo. Diamogli il tempo di partire. Ieri avevo fatto il test e i numeri non erano molto diversi. 2000, 2100 se non ricordo bene. Ma vediamo stamattina come va. A livello velocità di esecuzione vedo che è decisamente più veloce l'Honor nell'esecuzione, però vabbè, non so se la cosa conti qualcosa, anche perché comunque magari per dual core non è particolarmente ottimizzato, non lo so, sinceramente non sto seguendo molto la questione dei benchmark, ma visto che vi piacciono o a qualcuno piacciono, facciamoli, poi ognuno trarrà le proprie conclusioni. Sì, qui l'abbiamo quasi sull'Honor, l'abbiamo praticamente quasi finito. Di là probabilmente col fatto del dual core ci vuole magari qualcosa in più per elaborarlo, adesso non ne ho idea. Diamogli il tempo di farlo. Qui ormai siamo agli sgoccioli. Qui vabbè, abbiamo passato la prima parte, vediamo. Memoria, input output. Facciamo vedere qua quanto fa. Tuo dispositivo 2154. Vabbè, c'è da dire che da un giorno all'altro bene o male è abbastanza stabile, e da gingerbread ad ice cream sandwich ci passano un centinaio di punti circa. Però c'è da dire che è comunque abbastanza elevato come punteggio. Ok, dai, qua siamo quasi agli sgoccioli. DNA. Sì. Sì, vabbè, oggi va un po' per i fatti suoi. Ieri era sui 2000, ve lo assicuro, oggi 1642. Vabbè. Prendiamolo con le pinze, vabbè, perché non lo so. Sti test qui veramente ogni volta c'è un risultato diverso. Vabbè, ok, eccoci giunti alla conclusione. E la conclusione che traiamo da questo confronto, non chiamiamolo scontro perché vabbè non mi piace, da questo confronto è che comunque, come possiamo vedere, l'ottimizzazione è la cosa fondamentale. Dual core, quad core, chissà cos'altro si inventeranno. Sì, va bene, anche perché poi con un dual core possiamo riprendere in 1080p e visualizzare video in Full HD, tutto quello che vogliamo, cose che con un single core ho notato ad esempio non ce la fa, né vabbè, la ripresa ok, ma neanche la riproduzione 1080p non riusciamo ad averla, ok? Però se poi non viene seguito bene e non viene ottimizzato e i kernel non vengono sviluppati di conseguenza, i risultati sono che a volte si hanno quasi risultati migliori con un single core ben ottimizzato rispetto a un dual core. Non so se poi sarete d'accordo con me o se avete spiegazioni tecniche migliori da proporre. Vabbè, spero comunque di esservi stato utile. Con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70 per Battista 70. Ciao! Battista 70, phone, the human sensor technology.